Bentrovati al nostro appuntamento con Telebelluno Agenda. Vediamo qualche iniziativa per il weekend, a cominciare dalla giornata di sabato 2 giugno. Apriamo l'agenda di oggi parlando di un'attività di carattere culturale, perché verrà presentata al pubblico bellunese sabato 2 giugno alle ore 18:30 in cattedrale a Belluno, anteprima e durante la Santa Messa, la coproduzione Nova Cantica Scuola di Musica Miari Belluno, dedicata a The Armed Men, a Mass for Peace, per soli, voce recitante, cori riuniti e in ensemble strumentale. The Armed Men è una composizione per solisti, coro e orchestra scritta nel 2000 da Carl Jenkins, autori di musiche ormai famose in tutto il mondo. Questa rappresentazione verrà appunto eseguita, lo ricordiamo, sabato 2 giugno alle ore 18:30 in cattedrale a Belluno. Voltiamo pagina, rimaniamo però sempre in ambito musicale, perché andrà in scena sabato 2 giugno alle ore 21 presso la Sala Teatro San Giorgio a Domegge di Cadore lo spettacolo musico-teatrale dal titolo Pareva lontana 1914-1918, il Cadore nella Grande Guerra, uno spettacolo che viene proposto in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Si tratta di uno spettacolo musico teatrale di Lorenzo Tonon, Paolo Tonon e Martina Casanova Fuga, che vede la partecipazione del coro Oltrepiave di Vigo di Cadore, della Scuola Cantorum Lorenzago, con ospiti Ilaria Ospici, soprano, e Fabiana Polli, mezzo soprano. Vi prenderà inoltre parte anche l'Orchestra Nova Sinfonia Patavina di Padova con la direzione di Lorenzo Tonon. Parteciperanno inoltre a questa interessante serata anche Martina Casanova Fuga, Giorgia Comis e Alessandro Zandonella Maiucco, proiezioni di immagini fotografiche d'epoca delle collezioni di Giuseppe Tezza e Giovanni De Donà. Vi ricordo quindi l'appuntamento per sabato 2 giugno alle ore 21 alla Sala Teatro San Giorgio di Domegge di Cadore. E adesso vediamo un'anticipazione per un evento che si svolgerà lunedì 4 giugno. L'App 77, associazione Confini Culturali, nata a Belluno non poco più di un anno fa, è lieta di presentare il primo Treviso Photographical Festival, che sarà gratuito e si svolgerà nelle piazze di Treviso e prenderà avvio proprio il 4 di giugno per concludersi il 20 di giugno. L'obiettivo è quello di portare l'arte in forma gratuita al centro delle piazze, un momento per riflettere, focalizzare un'immagine, emozionarsi, alzare la testa e guardare i palazzi come se fossero un museo a cielo aperto, senza entrate o uscite. Vi ricordiamo quindi questa iniziativa proposta dall'associazione bellunese Lab 77. E concludiamo l'agenda di oggi dando un'anticipazione per martedì 5 giugno. Tutto è pronto per la Vegan in Japan, la cena bio-vegan che si terrà martedì 5 giugno dalle 20 in poi ed è stata organizzata dall'associazione Ariele Belluno Natura Sì in collaborazione con iSushi Belluno. Per l'occasione sarà ospite lo chef vegano Marco Bortolon, che ci preparerà un interessante menù vegan in chiave Japan, come esposto dal volantino. I prodotti utilizzati saranno rigorosamente vegan e certificati bio, e è importante ricordare che per partecipare a questa cena così particolare, così delicata, è possibile prenotare al numero del ristorante entro il 3 di giugno. Per maggiori informazioni comunque vi invito a consultare naturasi.it. Ed è tutto per l'agenda di oggi, arrivederci!